Il pronti scatta. Valido il segnale, ha sbagliato Pepe Vita. All'avanguardia Pepita del Ronco, in seconda posizione Palomar LB. Pepita del Ronco prova a scappare da Palomar LB, intanto sbagliato Primula Desi, in terza posizione Pantea Club, in quarta Febo Rivarco. Lunga fila indiana di fronte con Pepita del Ronco avanti a Palomar LB, in terza posizione Pantea Club, in quarta Febo Rivarco, poi Pepe Vita. Cavalli al termine del rettilineo all'ingresso sulla seconda piegata, sempre Pepita del Ronco a fare andatura avanti a Palomar LB, in terza posizione Pantea Club, ad intervallo in quarta Febo Rivarco. Dopo i 400 iniziali completati in 29,7 si esce dalla curva per il passaggio davanti alle tribune con Pepita del Ronco all'avanguardia. Pepita del Ronco al comando, in seconda posizione Palomar LB, in terza sempre Pantea Club, in quarta Febo Rivarco, poi Pepe Vita. 32 la seconda frazione, sempre in vantaggio Pepita del Ronco avanti a Palomar LB. Pepita del Ronco, Palomar LB, poi Pantea Club, quindi Febo Rivarco. Terza frazione in 38, ha detto apposta quella d'arrivo, con Pepita del Ronco sempre avanti a Palomar LB, in terza posizione sempre Pantea Club su Febo Rivarco e Pepe Vita, 600 metri al palo. Nulla muta al momento, con Pepita del Ronco sempre avanti a Palomar LB, poi Pantea Club, Febo Rivarco e Pepe Vita allontana Primula Desi. Lungo l'arco della piegata finale, sposta Pantea Club, trova l'anticipo di Palomar LB, 28,9 la frazione, ingresso addirittura Pepita del Ronco su Palomar LB e Pantea Club più all'esterno, sbaglia intanto Pepe Vita che viene squalificata. Palomar LB avanti a Pantea Club che sembra poterci provare, ma Palomar Pantea, Pepita del Ronco, Febo Rivarco avanti a Primula Desi. 28,7 il quarto conclusivo, 2,33,6 il tempo totale, media al chilometro 1,14,6. Successo del favorito Palomar LB, Pietro Gobellini, totalizzatore 2,21.